Ciao a tutti, vi piacciono molto i video dei motorini per targicristallo da recuperare. Ci si possono fare una infinità di cose con questi motorini perché sono molto potenti, girano lenti e volendo, insomma, si riesce a recuperarli. Io ho un amico che fa le trauto e tutti quelli rotti che cambia me li passa. Ora, questo è un motorino che probabilmente, diciamo, non funziona, non andava più bene per il tergicristallo, in quanto, come si vede dall'ossidazione, ha, per così dire, bevuto. Spesso il vano dove c'è il motorino del tergicristallo, alle volte per le foglie o qualcos'altro, si riempie di acqua e riempendosi di acqua, piano piano l'acqua entra dentro e rovina il motore. Pospola. Pospola. Però è anche vero che questi motori sono pieni di grasso, quindi è difficile che il grasso passi dalla parte vera e propria del motore, che è questa. Molto probabilmente ha rovinato le camme. Praticamente le camme che sono i contatti fondamentalmente che fanno poi funzionare il motorino nel suo movimento alternato, nelle varie velocità, eccetera, eccetera. Adesso proviamo ad aprirlo. Ogni motorino ha il suo sistema. Questo, per esempio, qui ha delle pinze. A queste cose probabilmente lo apriamo già direttamente con queste qui. Ci proviamo, non è detto che ci riesca. Ecco, questi chiaramente non è che sono fatti per essere aperti, assolutamente. Questi sono fatti per essere cambiati e buttati. Molto semplice, siamo nell'era del consumismo sfrenato, non si ripara nulla. Volendo, questi si potrebbero riparare, ma nessun elettrauto solo sogna minimamente di ripararli. Non conviene, anche perché se poco poco poi si rompe, giustamente l'elettrauto poi deve intervenire nuovamente, allora gli conviene prenderlo nuovo e sostituirlo. Ma noi che ci dobbiamo giocare eventualmente con questo coso, la cosa ci piace e ci entusiasma, anche perché noi andiamo a recuperare qualcosa. Ecco qua, queste sono le camme. Forse si sono rovinate loro. Qui ci sono gli attacchi per il motorino che vanno a finire qua. Come vedete, qui dentro è tutto pieno di grasso, quindi probabilmente questo coso funziona. Peraltro, il motorino, non riesco a capire come funziona questo. Sì, ha un doppio riduttore praticamente. C'è la vite senza fine qui in mezzo, avvicino. E ovviamente questa gira in un verso, questa gira in quell'altro e permette una ruota più grande del riduttore di girare nel verso opportuno. Bene, guardate la roba che è uscita da dentro, vedete? Questi sono tutti i residui che piano piano sono entrati insieme all'acqua. Io però suppongo che questo funzionerà senza problemi. Adesso vado a prendere una batteria, un paio di fili e ci proviamo. Allora, guardate qua, questi sono i tre collegamenti. Adesso andiamo a vedere come funziona. Uno sicuramente mi farà cortocircuito, ce ne sono tre. Proviamo il primo. Attenzione quando si lavora con le batterie perché la corrente è estremamente elevata, parliamo di decine di ampere, quindi la scintilla potrebbe essere notevole. Vediamo un po'. Niente. Ahi. Gira, c'ha uno spunto incredibile. Qui forse l'altra velocità. Ecco,
perfetto. Come vedete, questa è la velocità inferiore, questa è la velocità superiore. Proviamo ad andare al contrario. Come vedete funziona, quindi ci possiamo fare i nostri giocattolini. Chiaramente vale l'imbarazzo della scelta, eh? Io ne ho tanti. Con uno ci ho fatto per esempio una avvolgitrice, troverete, vi linko qui sotto il video il riferimento, l'indirizzo al video dove ho realizzato appunto questa avvolgitrice per fare gli avvolgimenti. Poi ci ho fatto anche, parte nel tempo ce ne ho fatte tante di cose, ma una cosa molto interessante, nel periodo del Covid ci ho fatto un respiratore per paesi emergenti, che chiaramente da noi è inimmaginabile fare un respiratore così. E ho intenzione di ricostruirlo utilizzando un pallone ambu, ma questo sarà per il futuro. Appena reperirò un pallone ambu, lo rifarò. Ma chiaramente non si potrà mai usare qui in Italia, nemmeno nei paesi occidentali, insomma. È un consiglio per i paesi emergenti. Per il resto ci potete fare tutto quello che volete, un robot, degli effetti, delle cose per il presepio. È l'imbarazzo della... imbarazzo della scelta, cioè veramente tutte le vostre idee con questi motori si possono fare, forse anche un piccolo monopattino con questo forse si potrebbe anche fare per giocattoli per i figli, magari così, ecco, un monopattino per il figlio, ci potete fare veramente tante cose. Sbizzarritemi come volete, certo non lo potremo più utilizzare per il per il telecinese di stallo. Questo poi adesso lo richiuderò. Gli darò anche una bella pulita, una bella scarta vetratina, e così ritornerà decente. Va bene, ciao a tutti dallo Spolab e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!